Nuovi episodi solo su Sky Cinema 1. Omicidi, traffici illeciti, armi, droga e raffiche di mitra. Tutto questo in Italia ha un nome: Banda della Magliana. È bello, bellissimo, gran sentimento. Dalle periferie di Roma ai palazzi del potere, la Banda della Magliana compie un'impresa unica nella storia del crimine e cambia i destini della nazione. Noi eravamo dei gangster. Sono i ragazzi della periferia romana che il cinema ha reso antieroi e miti. Non è così. Libano, Dandy, il freddo, il nero. Insieme non sono seri. La vera storia è un'altra. E questi sono i veri volti e i veri nomi dei boss della Banda della Magliana. Eravamo giovanissimi, 20 anni. Franco Giuseppucci, detto Er Negro. È un personaggio carismatico. Danilo Abbruciati, detto Er Camaleonte. Un samurai. Maurizio Abbatino, detto Crispino. Ha questi suoi modi, no? Di sorridere nel momento in cui ti sta fottendo. Enrico De Pedis, detto Renatino. Un principe Renato. Quattro ragazzi di strada. Usavamo un dolore, gli altri non lo usavano. Quattro boss insanguinati. Io ero pronto con la pistola, io ho dovuto solo premere il grilletto. Si sono alleati e si sono combattuti per l'impero della capitale. Siamo partiti con un'idea e l'abbiamo portata a compimento. Questa è la loro storia. Questi eravamo noi. Gli agenti della squadra mobile lo hanno arrestato nel suo domicilio. Aveva addosso un'altra pistola. 14 gennaio 1976. Questo è un documento esclusivo. Mostra le sole immagini filmate di Franco Giuseppucci, l'uomo che sarebbe diventato il capo della Banda della Magliana. Nel momento dell'arresto è ancora un semplice fornaio di 29 anni che prova a fare il criminale. Ma il fisico è massiccio, lo sguardo fiero, il carisma è quello di un capo. I poliziotti che lo arrestano non possono immaginare quale striscia di sangue e violenza negli anni Franco Giuseppucci lascerà dietro di sé. Buttato sulla strada del destino, senza un affetto, un bacio e una carezza. Oggi Trastevere è un quartiere alla moda, la meta preferita dei turisti che tra questi vicoli riscoprono il fascino della città eterna. Le case sono state ristrutturate, ma è rimasto intatto il sapore della Roma popolare. Ma negli anni 70 il volto di Trastevere è un altro. È un quartiere popolare dove le case sono senza bagno, abitate da operai e piccoli artigiani con famiglie numerose. Tra i vicoli, nella notte, si nascondono insidie. Nel buio si mescolano prostitute, piccoli criminali e bische clandestine. E proprio tra questi vicoli c'è il forno dei Giuseppucci. Una famiglia semplice, senza aspirazioni e con pochissimi soldi. Franco, il figlio del proprietario, lavora lì fin da bambino. È così che si è guadagnato il suo soprannome, Er Fornaretto. Ma Er Fornaretto non piace l'odore del pane. Gli preferisce quello dei soldi. Nel tempo libero frequenta una sala corse a Ostia sul litorale romano. Qui impara che i criminali godono di rispetto, che i soldi possono raddoppiare facilmente, ma altrettanto facilmente si possono bruciare. Nel 1976 Franco Giuseppucci ha poco meno di 30 anni e quei vicoli di Trastevere gli vanno stretti.
ha già compiuto qualche piccola rapina, ma i soldi, quelli veri, non li ha ancora visti. Decide che deve rischiare, o tutto o niente. Per prima cosa, stringe amicizie nell'ambiente criminale locale e si offre di custodire delle armi nella roulotte di sua proprietà. È il primo passo nella sua ascesa criminale. Un compito decisivo, ma rischioso. Questa notte, agenti di polizia di una volante del secondo distretto hanno individuato una roulotte che già in passato aveva attirato l'attenzione delle forze di polizia. Poiché i sospetti erano divenuti più consistenti, si è deciso di controllare l'interno della roulotte stessa. Nella perquisizione sono stati rinvenuti 7 pistole, un mitra, alcuni passamontagna, dei guanti di gomma e 2 bottiglioni di cloroformio. Il suo piano si rivela un fallimento. Giuseppucci si rende conto che custodire armi in una roulotte isolata è un'idea da dilettanti. Un'idea che gli apre le porte del carcere, dove la carriera criminale del fornaio di Trastevere sembra già finita. E invece è proprio l'ambiente di Regina Celi a offrirgli nuove alleanze, la fama di duro e un nome di battaglia, El Negro, per via della sua carnagione scura. Quando dopo mesi le porte del carcere si aprono, El Negro ha capito dove ha sbagliato e si sente pronto per la svolta della sua vita. Ora sa ciò che vuole. Il suo sogno è diventare il più importante boss della mala romana. Sono stato carcerato per capriccio, perché portavo. La prima regola di un boss è avere degli uomini a disposizione. I primi a essere reclutati sono i suoi amici di sempre, tra questi il 22enne Renzo Danesi. Renzo Danesi è nato a Roma nel 1955. Figlio di operai, sin da giovanissimo sceglie la strada del crimine e non la lascerà mai. Per sempre legato alla banda della Magliana. Arrestato grazie a una perizia balistica, Renzo Danesi è stato condannato a 25 anni di carcere per sequestro. Non si è pentito. Oggi è in regime di semilibertà e per la prima volta ha deciso di rilasciare un'intervista. Andavo a scuola, un ragazzo normalissimo, in famiglia umile, tutti operai a casa mia. L'unico a aver intrapreso una strada del genere sono stato io. Escalation di vita di strada, dai piccoli furti, scippi, rapine, è quello che poi è diventata, diciamo, la cosiddetta banda della Magliana. Ho giovanissimi, 20 anni, 19 anni, 20 anni, qualcuno di più. Giuseppucci era poco più grande di noi, ma sa, sempre sui 25, 26 anni. Giuseppucci era un frequentatore, diciamo, di bische clandestine, che erano aperte sia al giorno come circolo di radio, poi la sera magari facevano qualche partita d'azzardo e Giuseppucci era un malato del gioco, giocava a tutto. Era un personaggio carismatico, era comunque uno che faceva da collante un po' a tutto, era uno che più che fisicamente si adoperava mentalmente. Franco Giuseppucci, El Negro, ha stretto alcune alleanze, ma agli inizi del 1977 è ancora un piccolo criminale di quartiere. Per sbarcare il lunario e soddisfare i suoi vizi, il gioco e le scommesse clandestine, ha ripreso a custodire armi per conto d'altri. Questa volta preferisce tenerle con sé, nascoste in un borsone all'interno del suo maggiolone verde. Fino al giorno in cui la sua auto viene rubata. Infuriato per il furto, inizia una ricerca senza sosta per rintracciare i responsabili. Le voci di strada conducono El Negro a un ladruncolo alle dipendenze di un giovane e ambizioso rapinatore del quartiere Magliana, Maurizio Abbatino. Maurizio
Maurizio Abbatino è soprannominato Crispino per via dei suoi capelli ricci. Ha solo 23 anni, ma alla Magliana è già un piccolo boss. Giuseppucci deve scegliere: andare da Abbatino e vendicarsi del furto delle armi con la violenza, oppure stringere a sé il giovane boss della Magliana e siglare un'alleanza. Giuseppucci non ha dubbi. Va alla Magliana e propone a Crispino di usare assieme quelle armi per tentare un colpo che li possa arricchire davvero. Abbatino accetta la proposta di Giuseppucci. I due criminali suggellano un patto. Nasce così la banda della Magliana. Sono giovani, ambiziosi e senza scrupoli. È il 1977. Gli ideali degli anni passati prendono la via della violenza e gli scontri per le strade lasciano morti e feriti. È un fenomeno incontrollabile che impegna senza sosta la polizia. Roma diventa così terreno fertile per la microcriminalità. Si tratta principalmente di piccoli gruppi criminali che si uniscono per un solo colpo e poi si sciolgono, chiamati in gergo batterie. Il concetto di banda organizzata, infatti, non fa ancora parte della mentalità della capitale. Intanto una nuova fonte di reddito si fa largo in quegli anni. Il sequestro di persona. Nel solo 1977 in Italia ne vengono messi a segno più di 50. Alla soluzione delle rapine viene così preferito un crimine di gran lunga più redditizio. Un crimine perfetto per gli obiettivi del negro. Fare tanti soldi e che durino per sempre. Nel 1977 Giulio Grazioli è un giovane trentenne. È il figlio del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere, discendente di una famiglia le cui origini risalgono alla Roma dei Papi. I possedimenti di famiglia rendono i Grazioli particolarmente esposti ai rischi di un sequestro. Ciononostante, scelgono di condurre una vita normale, senza scorta, tra la residenza di Palazzo Grazioli e la tenuta di Sette Bagni, poco fuori città. Non si pensava a scorte, non avevamo neanche la mentalità di certi grossi, di alcune grosse famiglie del nord, per esempio, di industriali. Noi abbiamo seguitato a fare la nostra vita come l'avevamo sempre fatta. Giulio Grazioli, il figlio del duca, ha una strana passione, le armi e i fuoristrada, che condivide con un suo amico, Enrico Mariotti. Enrico Mariotti sembra uno per bene, abile nel camuffarsi negli ambienti che contano. In realtà gestisce una sala corse ad Ostia e le sue amicizie più strette contano molti malavitosi che frequentano la sua sala, come Franco Giuseppucci, Er Negro. È fra quelle mura che l'ambiguo Mariotti indica a Er Negro il colpo della svolta. Gli serve su un piatto d'argento la vittima per un sequestro, un piano per arricchire entrambi. Proseguono intense le indagini per trovare qualche indizio che possa portare sulla pista dei rapitori del duca Massimiliano Grazioli. Il duca, proprietario terriero, 66 anni, è stato rapito ieri sera mentre tornava in macchina dalla sua tenuta in una via deserta alla periferia di Roma. Giuseppucci affida il duca a una batteria amica, in modo da avere le mani libere per iniziare le trattative. Il primo contatto avviene dopo alcune ore con una telefonata in cui mi chiedono una cifra abnorme. Mariotti è il primo ad arrivare a Palazzo Grazioli. Consegna al figlio del duca un apparecchio per registrare le telefonate dei rapitori. Ma è una trappola. Enrico Mariotti è il basista del sequestro. Con questo sotterfugio tiene sotto controllo la famiglia e le mosse delle forze dell'ordine. Le trattative vanno avanti per mesi. Giulio, siccome sei un mascalzone senza parola, tuo padre resta con noi, che tra l'altro sta pure meglio. Ora con i carabinieri e le guardie, giocaci a carte.
La banda della Magliana non ha intenzione di arrendersi. Nonostante le indagini dei carabinieri arrivino molto vicine. I sospetti cadono infatti sull'amico di Giulio Grazioli. Enrico Mariotti, la talpa di Giuseppucci, decide perciò di sparire. Lui si sente il fiato sul collo da parte dei carabinieri e immediatamente scappa a Londra. Adesso che il basista non c'è più, Giuseppucci ha fretta di chiudere la trattativa. Riduce la somma del riscatto e manda un messaggio chiaro a Giulio Grazioli. O ci consegni i soldi subito, o non rivedrai più tuo padre. Il prossimo annuncio lo metterai sul solito quotidiano il giorno 4 febbraio 1978, e né prima né dopo. Dal matriciano, saloni per banchetti, menù fisso a lire 1500. E tu sai che per noi vorrà dire 1,5 miliardi. Giulio Grazioli è terrorizzato. La polizia sembra più interessata a catturare i banditi piuttosto che salvare suo padre. E così il figlio del duca decide di fare da solo. Fa cambiare un assegno da 1,5 miliardi alla madre, ripone i contanti in una valigia e aspetta la telefonata dei rapitori. Feci questa foto tutto contento che finalmente era giunto l'epilogo di questa storia spaventosa. La telefonata arriva puntuale e per Giulio Grazioli inizia una caccia al tesoro tra le periferie di Roma, seguendo le indicazioni dei rapitori. Arriva all'ultima tappa della sua preziosissima caccia al tesoro, un parcheggio a fianco un cavalcavia. Qui trova la prova che aspettava prima di consegnare i soldi, la foto del padre vivo con un quotidiano del giorno in mano. Accanto un biglietto rassicurante: presto riabbraccerai tuo padre. Arrivo sul ponte e sento un vociare, quindi capisco che sotto ci sono coloro che erano incaricati di ricevere il denaro. Chiedo spiegazioni in merito e loro dicono: dacci il denaro. Ho vissuto un'adrenalina fuori dal normale, l'ansia, armatissimi, perché poteva succedere di tutto. Sotto questo ponte, in tre lì a attendere che dall'ultima istruzione si affiancasse quest'auto, dicesse quella che poteva essere una sorta di parola d'ordine stabilita da noi, e noi abbiamo risposto: butta giù il borsone. Mi ricordo solamente il tonfo di questa borsa nel buio e il senso di liberazione e di gioia di essere riusciti finalmente a porre fine a questa tragica evento di mio padre. Tornato a casa ero convinto e sicuro che mio padre nel giro di 24-36 ore al massimo sarebbe stato riconsegnato. Ma i giorni passano e il duca non torna a casa. Perché i rapitori non hanno rispettato i patti? Cosa è successo davvero? E Giulio Grazioli potrà ancora sperare di riabbracciare suo padre? Giuseppucci e Maurizio Abbatino, piccoli criminali di periferia, hanno messo in piedi una banda organizzata per tentare il colpo della svolta.
Il rapimento del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere. Giulio Grazioli ha pagato il riscatto di 1,5 miliardi di lire e ora attende di poter riabbracciare suo padre. Passano i giorni, ma i rapitori ancora non rilasciano il duca. Qualcosa deve essere andato storto. La moglie del duca esce dal silenzio in cui si è chiusa dal giorno del rapimento e lancia un accorato appello pubblico, che però cade nel vuoto. Vi eravate impegnati a restituirlo 24 ore dopo il pagamento del riscatto. Dicevate di essere uomini d'onore. Avete mancato alla parola data. Siete venuti meno a quello che chiamate il vostro codice d'onore. Perché? Nessuno può immaginare che qualche giorno prima dello scambio il duca è stato ucciso per aver riconosciuto uno dei rapitori. La foto inviata a suo figlio lo ritrae già morto. Il suo cadavere non verrà mai ritrovato. Non voglio sembrare, manco neanche che voglio di forse l'unico, è comunque un qualcosa di quello che mi scuote continuamente una coscienza. Cioè, dirlo adesso sembra facile, però anche se non è dipeso da noi direttamente quello che poi è successo, però è fatto Genzi stesso, e noi comunque abbiamo preso questa persona, è andata a determinare quello che poi è stato l'epilogo, la morte del sequestrato. Per Negro, Franco Giuseppucci, l'ex fornaio di Trastevere, adesso ha finalmente il capitale che cercava per investire in affari miliardari. Giuseppucci aveva le idee chiare sulla ristrutturazione della criminalità romana perché diventasse una potente criminalità organizzata. E sua è l'idea di evitare la divisione a stecca para, cioè tanto a ciascuno dei partecipanti alle rispettive operazioni, ma piuttosto la creazione di un patrimonio, di un fondo comune dell'organizzazione da reinvestire in mercati lucrosi. Il traffico di droga è l'attività giusta, il modo più veloce per moltiplicare i guadagni. A Roma già si era affacciata da molto la droga, lo stupefacente. Noi però ne eravamo estranei sia nell'uso che nel business, nel commercio, come fonte di guadagno. Però a un certo punto vediamo che sempre più personaggi da noi stimati erano coinvolti comunque in questo traffico e guadagnavano. Allora perché no anche noi? Giuseppucci tesse così una rete fitta e organizzata per controllare ogni quartiere e in breve diventa l'unico fornitore della città. L'organizzazione del gruppo è scientifica e capillare. Una me l'ho mangiato. Roma viene divisa in zone di competenza. Del vino bevuto. I quartieri Testaccio e Trastevere vanno a Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati. Maria. Altre me le ho mangiate. Alla Magliana e al Trullo restano Abbatino e Danisi. Io ero del Trullo. Quando la sera tornavo al Trullo, se c'era un qualcosa, un problema oppure un compiacimento, quello che sia, verso persone che comunque lavoravano per noi, ero il referente per loro. Danisi e i suoi compagni sono i capi di un esercito di piccoli spacciatori reclutati sulle strade di Roma, compresa una giovane e attraente trasteverina che entrerà nel cuore dei ragazzi della Magliana. Fabiola Moretti comincia a frequentare la banda nel 1979, quando ha appena 23 anni. Diventa la compagna di Danilo Abbruciati, collaboratrice fidata di Enrico De Pedis, e infine si lega ad Antonio Mancini, tutti uomini al comando dello spietato clan romano. Oggi Fabiola Moretti si trova agli arresti domiciliari. Per la prima volta rilascia un'intervista a volto scoperto. Ragazza di una famiglia modestissima, andavo a scuola, vivevo tra Trastevere e Campo dei Fiori perché sono nata lì, i miei parenti abitavano lì, un'infanzia quasi nella miseria, per
perché non eravamo ricchi, però non c'è mai pesata più di tanto, perché erano tutti poveri a quel tempo in quel rione. Giuseppe Pucci era un uomo con un carisma. Non lo conoscevo molto bene, però aveva era un trascinatore di folle. Era un uomo affascinante sotto il profilo caratteriale. Franco Giuseppucci diventa il capo assoluto, l'imperatore che domina tutto il territorio romano. Le sue idee e il suo carisma indiscusso portano alla banda il controllo totale nello spaccio di droga sulla capitale. Qualche volta c'è stato qualche imposizione, qualche presa di posizione da parte nostra con qualcuno, che poi però ci si arrivava a un accordo, comunque, perché è ovvio che a un certo punto chi accettava un accordo lo accettava pure perché, né perché eravamo belli. Comunque temeva quello che poteva sembrare un potenziale, il gruppo nostro, quel potenziale che poteva mettere pure paura, all'occorrenza poteva mettere paura. Dopo tant'anni torna Roma mia. La Magliana, Trastevere e Testaccio diventano improvvisamente zone tranquille. Niente rapine, nessun atto di violenza senza l'autorizzazione di Giuseppucci. Girate qua, girate là, siamo romani e vorremmo cantare. Girate qua, girate là, siamo romani e vorremmo cantare. Quella compagnia di cani sciolti è diventata una banda che alla Magliana stabilisce il suo quartier generale e da lì controlla tutta la città. La polizia però ne ignora ancora l'esistenza. Noi ci vedevamo davanti a un bar a Via Rico Fermi, quella è proprio la location storica che nessuno cita mai, ma Via Fermi è stata proprio la culla vera di quello che poi è diventato quel gruppo diciamo importante per le cronache. A Roma ci sono tanti pellegrini, li vedi in fila come i soldati. In tasca c'hanno un sacco di quadrini e fanno. La Magliana è una borgata a sud di Roma, costruita negli anni 60 sotto il livello del Tevere. Nel 1977 la popolazione è raddoppiata, gli spazi in compenso sono rimasti gli stessi. Molti appartamenti non vedono la luce del sole. Mancano le fogne, l'illuminazione stradale e ogni tipo di servizio pubblico. I palazzoni di cemento sono attraversati da strade fangose. Edizione straordinaria. Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma. Abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro. L'onorevole Aldo Moro è stato rapito poco fa a Roma. È il 16 marzo del 1978. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse. Il terrore paralizza l'Italia. Per ritrovare Moro la polizia è disposta a tutto, anche a chiedere aiuto ai criminali. E infatti, secondo le testimonianze di alcuni pentiti, si rivolgono al boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, che a sua volta incarica il piccolo boss di Acilia e Ostia, Nicolino Selis. Nicolino Selis coinvolge immediatamente la banda della Magliana. Sa che Giuseppucci è l'unico in grado di scoprire il covo in cui è sequestrato Moro. Giuseppucci riesce, almeno così raccontano i collaboratori di giustizia, a trovare il covo dove era custodito Aldo Moro e Abbatino racconta di un incontro tra Giuseppucci e l'onorevole Piccoli. Secondo la testimonianza di Maurizio Abbatino, viene fissato un incontro dall'onorevole Flaminio Piccoli. All'appuntamento si presenta anche Renzo Danisi. Avevamo questo appuntamento, c'era questo auto blu, tanto di autista. È sceso Giuseppucci, è andato incontro a quest'auto e noi siamo rimasti in disparte e si è parlottato, ma brevemente, è stato un tocco e fuga.
Ma la collaborazione tra Giuseppucci e le più alte cariche dello Stato non darà i frutti sperati. Nonostante per una pura coincidenza Moro sia rinchiuso in un appartamento del quartiere Magliana, la banda non farà in tempo a scoprire l'indirizzo della sua prigione. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle Botteghe Oscure in una R4 rossa. Ecco, quella è la Renault R4 rossa, intorno ai vigili del fuoco, all'interno del corpo di Aldo Moro. La polizia ha fatto un cordone impenetrabile. Sono circa 1000 persone accalcate qui intorno. Il presidente della Democrazia Cristiana è stato ucciso. Ma il sequestro Moro ha fruttato a Giuseppucci un nuovo alleato. Nicolino Selis, luogotenente del boss della camorra Raffaele Cutolo. Tra gli amici di Selis ce n'è uno che si farà largo negli ambienti della mala romana. Si chiama Antonio Mancini, ma tutti lo conoscono col nome di Accattone. Nasce a Roma nel 47. Prima di unirsi alla banda della Magliana, ha rapinato qualche treno. Partecipa ai più efferati omicidi del gruppo. Dopo numerosi arresti, nel 1994 diventa un collaboratore di giustizia. Per la prima volta decide di parlare a volto scoperto. Ho iniziato a rubare sin da piccolo perché l'ho voluto io. Io vengo da una famiglia di operai, nessuno tra i miei aveva mai avuto a che fare con la giustizia. E da piccolo ho sentito come un impulso. Volevo rubare. Abbiamo iniziato rubando macchine, poi all'interno dei negozi. E poi mano a mano ho fatto, come si suol dire, la scalata nell'ambiente criminale. Nel 1979, a 31 anni, Antonio Mancini entra a far parte del più spietato gruppo di fuoco della capitale. Il gruppo di Franco Giuseppucci, che in 2 anni è diventato il capo di un impero criminale. Ha ottenuto il controllo del traffico di droga, ha stretto alleanze con politici e con la camorra. Da semplice fornaio è diventato un boss temuto e rispettato. Ma vuole ancora di più. Vuole prendersi anche il racket delle scommesse clandestine, la sua passione di sempre. Ma le sue mire d'espansione devono fare i conti con Franco Nicolini, conosciuto come Franchino Er Criminale, un vecchio nemico di Selis e Mancini. È lui che gestisce gli ippodromi di Roma. La sua base è a Tor di Valle, al confine con la Magliana. Possiede una scuderia e riesce a condizionare l'andamento delle corse. Ogni sera incassa milioni di lire in contanti. Per conquistare il territorio di Franchino c'è un solo modo, l'omicidio. E questo Franchino il criminale, durante la nostra detenzione, si comportava in una maniera che noi diciamo da guardia, cioè faceva il prepotente, stabiliva lui la cella aperta, la cella chiusa, che ora si poteva andare, che non si poteva andare. E una sera ebbe uno scontro con me, Selis, e noi ce lo siamo legato. Nicolini era il boss del gioco d'azzardo all'interno degli ippodromi. Questo affare lucrosissimo interessava anche alla banda e segnatamente a Franco Giuseppucci. Vi erano stati degli screzi tra Franchino il criminale ed esponenti della banda durante precedenti carcerazioni. Tutto questo concorse alla sua eliminazione. Siamo stati stupidi perché ecco, era quella tipologia di reati che non ci apparteneva, cioè neanche nell'anticamera del cervello. Noi pensavamo che la storia nostra potesse sfociare in quei reati, quel tipo di reati. 26 luglio 1978. Franchino il criminale ha passato tutto il pomeriggio all'ippodromo di Tor di Valle. Non sa ancora che quando uscirà al tramonto troverà la banda della Magliana ad aspettarlo. Abbiamo aspettato al parcheggio dell'ippodromo.
con Giuseppucci dentro che poi ci segnalò l'arrivo di Nicolini. Quando è arrivato sono partiti i primi colpi d'arma da fuoco dalle due macchine occupate da noi. E ha tentato di fuggire in mezzo alle macchine, però ci fu una rincorsa con queste macchine nel parcheggio fino a chiuderlo. Scese Selis e ha compiuto l'atto, quello che ha determinato la morte. Che si prova? Francamente è assurdo, però non è che porto dietro sensazioni specifiche. So più quello che provo oggi che quello che provavo in quei momenti. Anche l'ultimo fortino dei guadagni illeciti, l'ippodromo di Tordivalle, è in mano alla banda della Magliana. Gli inquirenti archiviano l'omicidio di Franchino e il criminale come un banale regolamento di conti nell'ambiente delle scommesse clandestine e continuano così a ignorare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato. Fra i malavitosi romani non si è mai vista tanta spietatezza e potenza di fuoco. Per la prima volta si spara in mezzo alla gente, con una dinamica che ricorda gli agguati di stampo mafioso. I ragazzi della Magliana adesso sono pieni di soldi. La vita del Negro e di Crispino e dei loro alleati all'improvviso cambia. Vengono accolti nei loro quartieri come dei re. Beh, destavamo curiosità, perché poi eravamo tutti giovani. Io adesso vedo film che ci vengono rappresentati con la barba, con la, come non so come si chiama, con la macchina della Fiat. Non è così. C'era gente che andava a vestire a Caraceni. Noi non è che noi andavamo Versace, Armani. Per Giuseppucci e i suoi inizia la vita che hanno sempre desiderato. Ferrari, BMW, Rolex d'oro. Ho avuto il primo Ferrari a 22 anni. I ricavi del traffico di eroina e cocaina raggiungono cifre a 9 zeri, miliardi e miliardi di lire. Noi venivamo tutti da Borgate, quando la sera era acceso un lampione, allora potete immaginare voi stessi quello che potesse essere un trapasso da una strada mal illuminata e come una strada fatta di stelle. Comandare è meglio che fottere, no? Tu telefonare a uno, non faccio il nome, da uno dei migliori ristoranti di Roma di pesce e dire ci prepari un tavolo e quello dice ma sono tutti pieni. No, tu ci prepari il tavolo e tu entri e trovi il tavolo preparato nella migliore posizione. È una cosa che ti fa dire che l'essere criminale non è che poi sia così male, no? Tanta ricchezza e potere rende i ragazzi di Giuseppucci sicuri e decisi nel regolare i conti. L'omicidio diventa il mezzo più efficace per mostrare il potere raggiunto. Colpisce chi non paga il pizzo, chi reagisce ai soprusi e perfino chi si trova coinvolto in una banale lite da bar. Fino all'ennesima esecuzione, che però nasconde qualcosa di diverso. Un tabaccaio, Teodoro Pugliese, di 26 anni, è stato ucciso oggi a Roma, in via San Piero di Bastelica, al Prenestino. Sono arrivati con questa macchina, avevano tutti i grembiuli, tutti e tre i trenci bianchi. Due giovani che indossavano abiti chiari, simili a camici, sono entrati nella tabaccheria cartoleria e dopo aver chiesto un pacchetto di sigarette hanno sparato due o tre colpi di pistola munita di silenziatore che hanno colpito Pugliese alla testa. E gli ha detto, mi dai un pacchetto di sigarette, mi dai un pacchetto di Marlboro. Quello si è girato per prendere il pacchetto. Gli ha detto, no, voglio più, e gli ha sparato.
costui era un tabaccaio che aveva negozio all'Alberone. Era entrato in conflitto con Franco Giuseppucci. Franco Giuseppucci lo fa eliminare. È però importante in quanto segna un momento di unità operativa tra esponenti della banda della Magliana, tra la banda della Magliana ed esponenti del terrorismo nero. Ad ammazzare il tabaccaio infatti non è uno della banda. Secondo le testimonianze di alcuni pentiti è stato un certo Massimo Carminati. Massimo Carminati, quando l'ho conosciuto io, era poco più un ragazzo, no? Ed era il pupillo di Giuseppucci. Tutte le cose che venivano chieste a Massimo le venivano fatte con precisione e senza un ba. Ed era riuscito a entrare nelle grazie di tutti. Massimo Carminati non è semplicemente il pupillo di Franco Giuseppucci, ma anche un giovane fascista che, come molti della sua generazione, ha scelto la strada della lotta armata. È uno dei nuclei armati rivoluzionari. I nuclei armati rivoluzionari, chiamati NAR, sono terroristi di estrema destra che negli anni 70 mettono a ferro e fuoco la capitale. Per lo più sono figli della Roma Bene. Tra i capi, Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro e Massimo Carminati. Tra il 1977 e il 1981 i NAR uccidono 33 volte. Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono stati condannati per la strage di Bologna. Franco Giuseppucci e Massimo Carminati si conoscono in uno dei bar controllati dalla banda nel 1977. Tra i due c'è subito intesa e rispetto reciproco. Massimo Carminati capisce che può servirsi della banda di Giuseppucci per raggiungere i suoi fini politici, eversione e destabilizzazione. I NAR avevano collegamenti con noi proprio attraverso Carminati e Giuseppucci. Volevano fare la guerra, ma loro poi non si sono mai dichiarati fascisti. Io ricordo che quando andavamo a cena si dichiaravano anarco-fascisti, cioè l'ordine nel disordine. Il fine nostro, parliamoci chiaro, era solo il lucro. Quello che ci poteva approvvigionare soldi era considerato e visto. Poi venisse da destra o da sinistra non c'aveva importanza. E noi ci interpellavamo per destabilizzare, ok, a noi non ce ne fregava proprio niente. I NAR si finanziano attraverso le rapine e Giuseppucci coglie l'affare. Propone così di reinvestire i soldi nell'usura. Il connubio viene sancito dalla creazione di un arsenale comune. Anche in questo caso la realtà supera la finzione. Come nascondiglio per le armi scelgono un palazzo governativo, i sotterranei del Ministero della Sanità all'Eur. Si trovava agli scantinati del Ministero della Sanità, occultati, ma nemmeno così. E quando a qualcuno, per una causa comune o per una causa personale, occorreva un'arma, si faceva prendere un'arma o due, tre, quelle che occorrevano. Ci facevano il tiro a segno là sotto. Infatti chiunque sarebbe entrato là sotto, non c'era più un coso della luce, interruttore non c'erano più, perché il più bravo era chi prendeva l'interruttore. La Roma criminale è ormai saldamente nelle mani della banda della Magliana. Giuseppucci e i suoi ancora non immaginano che l'alleanza con i NAR gli costerà cara. E infatti in una gelida mattinata di gennaio dell'80 accade qualcosa che nessuno aveva previsto. Franco Giuseppucci, Ernegro, viene arrestato ancora una volta. È accusato di riciclare travel check rubati, frutto di una rapina di Massimo Carminati e i NAR. A fermare Giuseppucci è stato un uomo onesto e solitario, che in tutti i modi cerca di combattere la violenza politica dell'epoca. Il sostituto procuratore di Roma, Mario Amato. Le sue indagini si concentrano proprio sui nuclei armati rivoluzionari,
Per risalire ai suoi componenti, Amato indaga sulle rapine rivendicate dai giovani fascisti. Per il giudice Amato non ci sono dubbi. Giuseppucci è uno dei membri della destra eversiva. Ancora non sa, non sospetta, di avere invece tra le mani il boss più violento della mala romana, il capo della banda della Magliana. Il rischio per Giuseppucci e la sua banda ora è altissimo. Un uomo solo, un giudice onesto e incorruttibile, può arrivare alla verità. Il sogno criminale di Ernegro e compagni rischia di andare in frantumi. Tra il 1978 e il 1979, la banda della Magliana conquista Roma. Omicidi, rapine, traffico di droga, ricettazione, estorsione, usura. Non c'è crimine che i bravi ragazzi della Magliana non abbiano commesso. Da criminali di periferia si trasformano in antieroi affascinanti, violenti e senza scrupoli, ma anche ricchi, potenti e amanti della bella vita. Chi si oppone al loro volere viene eliminato. Franco Giuseppucci, il temuto boss della banda, diventa un intoccabile. Il 23 gennaio del 1980, inaspettatamente, Franco Giuseppucci finisce dietro le sbarre di Regina Coeli. I suoi rapporti con la destra eversiva l'hanno tradito. Sei mesi più tardi, però, le indagini che il giudice Amato conduce sul suo conto si interrompono nel sangue. Mario Amato, 43 anni, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato crudelmente ucciso stamattina in un agguato a Viale Ionio. Era uno dei magistrati maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo di estrema destra. Conduceva, tra le altre, l'inchiesta su una serie di gravi attentati dinamitardi compiuti a Roma e rivendicati dall'organizzazione di destra Nuclei Armati Rivoluzionari. Il 23 giugno del 1980, il giudice Amato viene ucciso a una fermata dell'autobus, mentre aspetta la sua corsa per andare al lavoro. A freddarlo sono due sicari dei NAR. Per Giuseppucci è una notizia inattesa che va festeggiata. La morte del giudice per lui significa libertà. Fuori dal carcere, Ernegro riallaccia così le sue attività criminali, dedicandosi alla sua preferita, le scommesse clandestine a Tor di Valle. Da due anni l'ippodromo è in mano alla banda della Magliana. Da quando i ragazzi d'Ernegro hanno ucciso Franchino il criminale, liberando il campo da ogni avversario. Dell'omicidio non è stata fatta ancora giustizia, ma tutti nell'ambiente sanno come sono andate le cose e c'è chi da anni ha sete di vendetta. I fratelli Proietti sono chiamati pesciaroli dal banco del pesce che gestiscono a Monteverde, un quartiere tra la Magliana e Traspedere. La loro attività è in realtà una copertura ai traffici con la malavita e in particolare a quelli stretti nel tempo con Franchino il criminale. C'è stato uno scontro per via del gioco d'azzardo, forse una quota, un debito non pagato. Giuseppucci ha preso una posizione che non voleva pagare questi tizi o comunque uno di questi Proietti. Un giorno perse una cifra enorme, Giuseppucci, con un boomaker che si chiamava Ottaviani e faceva riferimento a criminale e di riflesso ai Proietti che erano suoi uomini, e si rifiutò di pagare. E più perché all'esterno c'è anche chi ha usato pensare che comunque era giunto il momento che potevamo essere attaccati. 13 settembre 1980. Franco Giuseppucci è a Trastevere, seduto ai tavolini del bar Castelletti, in piazza San Cosimato.
zona che frequentava quotidianamente. Durante il giorno passava comunque sempre lì, aveva amici, come aveva amici a Testaccio, a Magliana, alla Magliana, a Trullo. Quel momento stava lì. Pernegro ha appena finito di giocare a carte con il fratello Augusto e un gruppo di amici. Ha vinto e raccoglie i soldi sul tavolo. È una serata fortunata. Saluta gli amici prima di andare all'ippodromo di Tor di Valle. Entra in auto e infila le chiavi nel cruscotto. Mentre mi trovavo seduto davanti al bar Castelletti, un giovane si è avvicinato allo sportello di una Renault 5 e ha esploso un colpo ravvicinato in direzione di Franco Giuseppucci. Ho sentito i botti e basta. Non si sapeva chi sparavano. Io ero lì perché stavo a Trastevere. Il giovane che aveva esploso il colpo si è allontanato a piedi di corsa e veniva raggiunto da un altro giovane alla guida di una moto Honda 500. Tutti che correvano e poi dopo piano piano si è capito che era successo. Ma quando si è capito, Franco già stava all'ospedale, c'è andato da solo, se può dire, perché ce l'aveva di fronte. Io non piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per i genitori. Giuseppucci è uno che è ancora un strappa emozione, è capitato nell'intimità mia forse anche qualche lacrima. Io non piango quando scoppia la guerra, il coraggio dell'eroe. Li volevo e li voglio bene tuttora. Io piango quando casco nello sguardo. Franco Giuseppucci, detto Er Negro, lo spietato boss della capitale, è morto. Roma non ha più il suo imperatore. I suoi consoli sono pronti a giurare vendetta. I proietti subito dopo il fatto l'accaduto sono stati arrestati e poi è ovvio che comunque su Roma è stato un tantam immediato, che è stata che la mano che ha eseguito quello che è stato fosse la loro. Dalla mattina alla sera era tutto un toccare palmo per palmo gli angoli di Roma alla ricerca di questi proietti. Maurizio Abbatino, detto Crispino, si incarica del regolamento dei conti. Era un delinquente in gamba, era rispettoso di certi principi, certi valori. È lui il delfino del Negro, il candidato naturale alla successione al comando. Eravamo affidabili, insomma. La faida coi Pescaroli è appena cominciata. Ho allungato le braccia e ho sparato e ho preso uno dei proietti. Ma una minaccia più temibile e insidiosa scende sulla banda. Un altro pretendente al trono, disposto a tutto e senza scrupoli. Ha perso un po' il senso della misura. È Nicolino Selis, l'uomo che darà il via a una spietata guerra fratricida. Tu sei uscito fuori di testa e sei pronto per andare.